Ciao a tutti ragazzi, sono Jacopo Tessinari e vi do il benvenuto anche oggi nella mia home gym. Oggi parliamo di petto e nello specifico voglio farvi vedere un esercizio un po' particolare che direte nell'esecuzione non è tanto difficile, ma in realtà è veramente tanto efficace soprattutto per lo sviluppo del petto clavicolare, il cosiddetto petto alto. Sto parlando della famosa ghigliottina. Che cos'è questa ghigliottina? È una panca inclinata eseguita con bilanciere in cui noi andiamo ad appoggiare letteralmente il bilanciere alla base del collo, quasi sul pomo d'Adamo, e tirando i gomiti indietro, cosa fondamentale, noi andiamo ad allungare al massimo il petto in modo tale da avere questo stretch, questo allungamento che ci permetta poi di massimizzare la contrazione a livello del petto alto. Detta così sembra molto facile, ma eseguita soprattutto in una fase finale di un allenamento, quando abbiamo già il petto in pump, quando abbiamo uno stress appunto dovuto al volume di allenamento molto molto elevato, sentirete un grande bruciore ed è lì poi che si attuerà poi la crescita muscolare proprio a livello di questo distretto. Andiamo a vedere l'esercizio. Come avrete visto nel video, inizialmente sono andato un po' più veloce, poi andando avanti con l'esecuzione ho sempre rallentato sempre di più la discesa in modo tale da poi avere anche qualche secondo di fermo al collo, col bilanciere al collo, e allungare al massimo il pettorale tenendo i gomiti indietro. Questa magari è una tecnica un filo più avanzata, però già se riuscite a appoggiare il bilanciere sul pomo d'Adamo sul collo e tirare i gomiti indietro sentirete un gran lavoro a livello del pettorale. Adesso fatto fino all'allenamento, fidatevi ragazzi che è il colpo finale per il vostro petto. Un saluto da Jacopo Tessinari, ci vediamo alla prossima.